fonda il giornale Il Popolo nel 1900, nell'aprile del 1900. E il suo giornale, che io me lo sono cercato, letto in biblioteca comunale, tutto riportato in questo libro, che non ve lo leggo perché insomma, che io posso leggerlo tutto quanto, beh, racconta quello che era il Trentino di allora e racconta anche in maniera estremamente precisa, non solo le condizioni del Trentino di allora, non solo il suo scontro con i cattolici, non solo lo scontro con Alcide De Gasperi, ma anche le sue battaglie molto importanti per l'autonomia del Trentino, un'autonomia che non è, cioè lui non ha mai pensato nei suoi giornali, nei suoi articoli, non compare da nessuna parte nessun accenno di un trasferimento del Trentino all'Italia, non c'è da nessuna parte, lo pensava probabilmente. Però non l'ha mai scritto. Lui però racconta in maniera estremamente precisa tutto quello che viene fatto dai socialisti e non solo dai socialisti di allora per avere una maggiore, come posso dire, indipendenza, una maggiore autonomia. Ecco perché io considero Cesare Battisti fra i fondatori, nel bene o nel male, fra i fondatori o fra le persone eminenti dell'autonomia trentina. Autonomia da Vienna, ma soprattutto autonomia da Ebro. Ecco, lui vuole per esempio il potenziamento della ferrovia del Brennero, vuole il potenziamento della ferrovia della Valsugana, nuove strade, racconta in maniera, come posso dire, estremamente precisa fra il 1904 e il 1905 la questione dell'università a Innsbruck e a Graz. Università che doveva essere una università di lingua italiana, e gli scontri della via di Innsbruck, dove Cesare Battisti, lo scrive lui, armato di revolver, affronta quello che lui chiama le masse facinorose di Innsbruck. Lui l'affronta con il revolver. La rivolta degli studenti italiani, la morte del pittore ladino Augusto Pezzei, che in queste manifestazioni pare finisca sulla baionetta di un gendarme austriaco. Anche De Gasperi finisce in prigione. Ecco, Alcide De Gasperi e Cesare Battisti parlano di alcuni problemi molto importanti di allora, per esempio la pellagra, il periodo dell'emigrazione negli Stati Uniti, le sanguinose rivolte del 1905-1906 a Pietroburgo, Alcide De Gasperi che diventa direttore della Voce Cattolica, che un laico per la prima volta prende il posto di un prete, di un sacerdote alla guida di un giornale cattolico trentino. E c'è la crescita, fra l'altro, di questi due, la crescita politica di questi due personaggi che si scontrano quotidianamente sul giornale Popolo di Cesare Battisti Socialista, il Trentino cattolico, fortemente cattolico di Alcide De Gasperi. Si scontrano in maniera molto, molto violenta, però questo scontro crea una crescita culturale, una crescita politica fra questi due personaggi, che sono comunque due personaggi fondamentali nella storia dell'Italia, dell'Austria, del Trentino ovviamente, dell'Italia e dell'Austria.